Adesso andiamo a San Marino perché a chi è stato somministrato il vaccino sviluppato e prodotto a Mosca, tra l'altro non riconosciuto dall'Agenzia Europea del Farmaco, viene rilasciato un certificato che però non è valido nel nostro territorio. Allora siamo lì con il nostro inviato Silvia Sacchi. Eccola, ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno Ketty, sì, proprio come dici tu, e diamo subito una notizia, ovvero l'ufficialità da parte della Commissione europea del riconoscimento del Green Pass sammarinese come strumento di certificazione valido come gli altri dei paesi europei. Ma questo riconoscimento europeo è un primo grande passo, ma che di fatto non risolve la situazione, perché resta il nodo Sputnik, perché in Italia al momento tutti coloro che hanno ricevuto le dosi del vaccino russo, non essendo riconosciuto dall'EMA, attualmente non possono ricevere il Green Pass e comunque non sono considerati, sono equiparati a non vaccinati. Dobbiamo ricordare una cosa però, che sarebbe possibile applicare una clausola straordinaria per estendere il riconoscimento di vaccini non autorizzati dall'EMA, ma nella lista dell'OMS. È a discrezione dei singoli paesi, quindi alcuni hanno accettato ed è possibile, quindi è riconosciuto anche il Green Pass sammarinese. In Italia ancora no. Ci ha raggiunto il segretario di Stato per gli affari esteri Luca Beccari. Questi giorni ci sono stati anche degli incontri, l'ultimo con Sileri, dunque ci sono contatti in corso, la questione però è ancora aperta. Voi dall'Italia avete avuto che tipo di rassicurazione, se c'è stata? Ma il tema della validità delle certificazioni vaccinali sammarinesi in Italia lo stiamo affrontando ormai da mesi, sin dall'incontro di vertice di governo che c'è stato a fine maggio, in prospettiva dell'introduzione del certificato digitale. E da parte italiana abbiamo ricevuto ampie disponibilità nell'individuare una soluzione che contemperi, insomma, la situazione appunto anche di San Marino, che per noi ha una valenza importante perché chiaramente l'impossibilità di utilizzare il certificato nell'accesso a servizi, stante l'interconnessione dei nostri territori, è piuttosto penalizzante e soprattutto occorre anche guardarlo in prospettiva, quando magari in autunno le condizioni di utilizzo potrebbero essere anche diverse. Ringrazio il segretario di Stato Beccari, grazie Chetti, a te la linea. Bene, grazie Silvia, a te.